Allora, ciao a tutti, oggi ho deciso di fare un video decluttering e inizieremo da questo cassettino qua. Non sarà una cosa, nel senso, decluttering correttori e decluttering matite occhi, perché ho una make-up collection molto avanzata, nel senso che è molto incasinata, e quindi sarà primo cassetto. Niente, allora inizio subito da questo correttore qui, che è di Essence. Io spero di inquadrare bene perché non vedo. E niente, questo io l'adoro, lo uso praticamente quasi sempre quando non voglio utilizzare quello di Tarte, e lo tengo assolutamente, come tengo questo qua di MAC che adoro quando voglio avere una base molto dewy, molto fresca, e lo tengo. E tengo anche questo qua di NYX, anche se la tonalità è troppo rosata per me, ma praticamente ho solo tre correttori, quindi li tengo. Tengo ovviamente anche questo che era un kit di Benefit, con quello per misurare per fare le sopracciglia, quello, la matitona illuminante che adoro ed è l'unica che ho, il gel per sopracciglia, il primer, quindi la posso. Ci sono anche le mie pinzette, le mie forbici, e le tengo perché sono sempre utili. Ho anche un cambio dello scovolino per il... come si chiama? Il piegaciglia. E adesso inizia il bello. Ci sono tutte le matite, a parte questo che è per i brufoli ed è un dupe che ho perché mi piace tantissimo e quindi lo tengo di Avon. Qui abbiamo un correttore in polvere che tengo assolutamente perché è l'unico che ho e mi è stato regalato da un'azienda. Poi abbiamo un eyeliner blu che è l'unico che ho, quindi tengo, e ha una scrivenza normale, non è tutta sta cosa, sta pigmentazione, è molto acquoso, però mi piace, mi è stato regalato da una mia amica ed è l'unico eyeliner blu che ho, quindi lo tengo. Le matite, allora iniziamo da questa che adoro, che è di pastello di Neve Cosmetics, cioè del pastello e del cedro, color cedro, è stupendo, veramente stupendo, lo tengo. Ho un altro paio di pinzette molto più a punta che tengo ovviamente. Sto tenendo tutto, ragazzi, però. Qui ho una matita che era di Broadway, Beauty Colors of Broadway, e è veramente dura. Quindi adesso la tengo da parte per vedere che altre matite nere ho, poi deciderò. Ho trovato un'altra matita nera, questa era di una confezione regalo. Questa è molto bella, questa scrive molto bene, quindi la tengo come matita nera. Qui ho un eyeliner, wow, non lo sapevo, di Kiko, e sì, sta quasi andando perché non ha quasi più la punta scrivente, scrive il corpo, non la punta, però c'è il prodotto, c'è, quindi lo tengo ancora, poi vedrò come utilizzarlo. Ho una matita della Several, che è una casa cosmetica che ormai ha chiuso, tra l'altro, però è un colore, è un po' secca, però è un colore talmente bello che io non me la sento di darlo via. Prova a cambiare toppino perché questo è veramente stretto. Questa qua la tengo, poi vedrò se riesco a fare qualcosa. Un'altra matita nera che scrive bene, molto bene, quindi la tengo. Questa è di Maybelline, una matita vecchissima tra l'altro. Sapete che io finché non utilizzo tutto il prodotto non riesco a buttarlo anche se è scaduto. Questa è di Kiko, la numero 103 per occhi, è un lilla, quindi lo tengo e scrive molto bene. Come so che tengo questa di Kiko che è un blu ed è stupendo. Ho un'altra matita della Several che è questo color qua. Questa la tengo perché è molto burrosa ed è un color marrone, quindi queste sono ancora buone. Un'altra matita di Kiko, la numero 01, che è molto buona ancora ed è marrone, la tengo. Oh mamma, questa è di Rimmel ed è un nero. No, anzi è un grigio, quindi lo tengo. Sgretola un po' perché si sarà seccata la prima parte, ma so che è buona. Come so che è buona ancora questa qua di Kiko, che è uguale a quella che aveva il pennellino da una parte, era uguale a quella di prima. C'è intanto il correttore di Essence che ha viaggiato ed è un grigio ed è stupenda, è molto morbida ancora, quindi la tengo. Di questa avevo già fatto un decluttering tempo fa, questa è praticamente un lilla con i glitter, ne avevo due, ho dato l'altra, quindi questa la tengo. Questa è una matita nera che scrive ancora, era di Rose Chandel, non so neanche cosa sia. Un'altra matita nera,
è questa qui, quindi direi che questa la vado a buttare perché è veramente durissima, quindi la vado a buttare. Questa è buona ancora, questa è rosa ed è l'unica che ho, è un rosa stupendo, tra l'altro, e spero di stare a inquadrare. Ed la tengo assolutamente. Qui ho due tappi, non so per quale motivo. Tengo anche questa di Kiko, che è un azzurro con dei brillantini, che ho solo questa ed è la 809. Ho un'altra matita, questa è di Sephora, è vero, ok. Me l'ha regalata la mamma del mio ragazzo ed è stupenda, la tengo. Questa è della Quando È, che usai tantissimo, è buonissima ancora, la tengo. Questa è di Maybelline, è buonissima, burrosissima, benissimo per l'interno dell'occhio. E poi ho questa che è di Kiko ed era una glossy, quindi è molto molto burrosa ed è ancora fantastica, quindi la finisco, diciamo. E qui avevo messo praticamente i moncherini delle matitine. Questa la vado a buttare. E ci posso aggiungere anche questo qua di Kiko qua dentro, perché è veramente piccolo. Qua avevo delle matite, questa nera è secchissima, la vado a buttare. Questa marrone, ho degli altri marroni, è durissima, la vado a buttare. E questa si salva, questa qua si salva, quindi tengo il tappo che ho buttato prima. Ok, e nei moncherini ci vado a mettere queste due matitine qua. E quindi niente, questo era un po' il primo cassetto, lo daremo pure tutto. Quindi abbiamo eliminato, proprio buttato, tre matitine. Continuo con il secondo cassetto di questa cassettiera mia. E qua prevalentemente ci sono gli ombretti, sia un po' più in crema che sbriciolati di polvere, vabbè. Allora, ho questo matitone che era una rivista su di praticamente make-up e l'avevo trovata in edicola. Ed è un colore veramente bello, scrive ancora, è buono e lo tengo. Ed è uno dei pochi matitoni che ho. Ho un ombretto regalato da una mia amica che è della Rimmel. E è un color, allora vediamo, era Specialize 21, no, 211 Moonlight, e questo era un colore molto molto carino secondo me, è un argento, può fare un punto luce, però è un argento che tende un po' all'azzurrino, quindi è un colore strano, io lo vado a tenere anche perché è l'unico ombretto di Rimmel che ho. Ho dei glitter poi che fanno sempre, sempre, cioè sono sempre utili e sono proprio per il make-up, ne manca poco, non ce ne sono tanti, li tengo, questi qua. Poi avevo un color panna, se non mi ricordo male, l'avevo vinto alla festa dell'unità ed era tutto sbriciolato, cioè mi è caduto, quindi si è tutto sbriciolato, ma questo è proprio un color bianco che si fa difficoltà a trovare ed è proprio matte, non ha dei glitter. Adesso sembra che ho dei glitter, ma in verità è di questo colore di prima. Quindi questo bianco qua è veramente molto molto bello. Vediamo un attimo. Questo è stupendo. Non sto a sbocciarvelo, ma è un bianco oro con tantissimi riflessi. È stupendo di Kiko. È l'ombretto cotto numero 29. Questo lo tengo, è stupendo. Ho dell'Avon poi regalato da mia mamma. Questo colore qua, che è il numero True Color. Il numero purtroppo, ah sì, c'è cioè il colore che è Irish Eye Icing ed è questo colore indaco, però tendendo molto al grigio e al violetto. È un colore molto strano ed è bello. L'unica cosa che mi dispiace è che io non vado quasi mai ad utilizzare l'ombretto singolo perché preferisco le palette. Questo è un ombretto stupendo, ve lo apro, ma non lo swatch perché è proprio un pigmento. È stupendo, l'ho vinto sempre alla festa dell'unità. Infatti c'è la festa dell'unità, fanno dei trucchi che secondo me sono molto molto buoni per comunque regalarteli e comunque non costano niente. Ho fatto un macello, ma non ammazza. Ho poi questo ombretto di Pupavamp, che è un ombretto che io utilizzo sia come ombretto. In verità non l'ho mai utilizzato, adesso vi dico la verità, ma volevo utilizzare, ce l'avevo preso come scopo per le occhiaie. Per coprire le occhiaie, perché veramente ha la consistenza di un correttore e copre veramente molto molto bene, quindi lo tengo per me nel primo cassetto, vado a cambiare posto perché è un colore che forse utilizzerei di più. Questo è stupendo, è un altro pigmento stupendo, cioè come potete vedere è veramente stupendo.
E niente, non ve lo, cioè ve lo vado a swatchare solo un po'. Ecco qua. È stupendo, cioè non ho niente da dire. È un ambrato tendente un po' al vinaccia con questi glitter oro, stupendo. Quindi sto tenendo tutto normale. Ma perché qui ho pochissima roba. Allora, ho questo ombretto qua che forse è molto molto simile. Adesso andiamo a provarlo. Questo è di Kiko. Del numero 170, andiamo a swatcharlo qua vicino. Allora, sì, è molto simile a questo, ma questo qua di Rimmel è molto meglio. Questo è molto più sul glitter. Infatti, mi sa che vado a regalarlo questo qua. Questo è stupendo di Kiko. È un azzurro che tra l'altro ho usato moltissimo. Ed era una collezione estiva che si chiamava Col Cool Touch dei Shadows ed era la colorazione 07 Alluring Turquoise ed è stupendo, è un ombretto praticamente in crema ed è un azzurro che secondo me è fenomenale, veramente bello. Adesso ho preso poco colore. Un altro azzurro fenomenale che ho è questo di Colourpop che è veramente strano come colore e come formula ed è il numero Crinkle Super Shock Shadow. È stupendo, infatti lo tengo assolutamente, è l'unico color pop che ho. Ho poi un ombretto che amavo tantissimo da piccola ed è questo colore qua che non vado a dare via per l'unico motivo che non si trova più in circolazione ed è un colore veramente molto molto boom e non ce l'ho in nessun'altra palette, quindi lo vado a tenere. Tengo anche questo colore qui che è molto molto particolare, sempre regalato dalla Lux Cosmetics, Christian Mignano Lux, ed è stupendo, è proprio un ombretto in polvere questo, non è neanche un pigmento, si chiama ombretto in polvere. Tengo anche questo bianco che fa sempre comodo insieme a questo marroncino che sono sempre comodi e vado invece a dare via questo che colore ha? Andiamo a vederlo prima di darlo via perché magari è molto molto strano. Infatti è molto molto strano, molto pigmentato, lo tengo. Li tengo tutti. Questo è di Christian Dior, è stupendo e lo tengo assolutamente, mi è stato regalato. Essence è nuovissimo, lo tengo, mi è caduto tutto. Questo è un boh. Vi spiego, è stupendo. Perché è stupendo, però non mi ritrovo ad usarlo, primo. Puzza, perché puzza veramente. Ma veramente, quindi è stupendo. L'unica cosa è che quando si secca questo fa un effetto bruttissimo. Mi sa che lo butto perché puzza. Questo è di Yves Rocher, me l'hanno regalato ed è un colore. Voglio andare a regalare perché tanto non lo utilizzo. Qui è un colore che è molto strano. Ha questi glitter strani all'interno, però è molto pigmentato ed è un colore che non trovo, quindi lo tengo. Abbiamo questo ombretto qua che è di Voilà, si chiama, ed è stupendo, un gran petrolio, è stupendo. Questo qua lo vado a regalare perché è un giallino strano, non mi piace. Questo di Chanel lo tengo assolutamente, è stupendo, un ombretto in crema. Questo è un pigmento di Bottega Verde che non so neanche più com'è. No, ok, stupendo, lo tengo. Veramente bello. E questo qua lo adoro, era una cosa di una rivista sempre, ma è un rosino glitteratissimo, stupendo, lo tengo. Quindi io questo, sentite, secca proprio la palpebra, è una cosa schifosa, no, questo lo vado a buttare di Kiko. E abbiamo fatto un po' d'ordine. Le.